Ridare dignità economica e morale al lavoro dell'operaio, trovare il giusto prezzo che garantisca remunerazione a tutta la filiera. Questi due concetti cardine illustrati da Brunello Cucinelli, umbro, presidente e fondatore dell'omonimo gruppo, a proposito del settore moda italiana e del momento che sta vivendo. Cucinelli, conosciuto anche come re del Kashmir, ha dato il suo contributo all'interno dei colloqui dell'economia, un format della Camera di Commercio di Firenze in collaborazione con il Sole 24 Ore, svoltosi presso la sede dell'ente camerale. Chiaro che abbiamo fatto un triennio dove praticamente abbiamo quasi tutti raddoppiato il fatturato, quindi io sono sempre più per una crescita sana, equilibrata, e adesso stiamo affrontando un momento di grande riequilibrio. Non è che siamo in difficoltà, abbiamo bisogno di tornare ad essere equilibrati. Ce lo insegnano i greci, no? Quando dall'800 al 400 avanti Cristo dicono viviamo secondo natura. Noi dobbiamo avere e provare le nostre imprese ad avere il giusto profitto. Che cos'è il giusto profitto? Tutti sappiamo quando tutta la filiera deve avere la giusta remunerazione da qualsiasi tipo di prodotto che facciamo. Questo è. E specialmente i giovani conoscono tutto, sono connessi e vanno a vedere dove è fatto, come è fatto, si è rispettato le leggi del creato nel produrre qualcosa, quindi è un grande tema molto nuovo per il tempo a venire. Per il settore moda, una sintesi tra impresa e umanesimo, quella di Cucinelli, che il presidente della Camera di Commercio di Firenze accoglie così. Oggi noi siamo in una fase non recessiva, io non la voglio definire recessiva, quindi non sono negativo, ma è oggettivamente una fase di nuovo equilibrio tra prodotto e consumo. Cioè, la gente, il consumatore, vorrà pagare il giusto prezzo a quello che compra. È una riflessione puramente, se volete, da imprenditore, per quanto conosco io l'impresa, per quanto vede date in Camera di Commercio, e quindi deve far riflettere in maniera strutturale tutte le nostre imprese. Perché noi siamo al momento basati su un modello diverso, cioè legato alle filiere, legato alle grandi quantità dei nostri grandi multinazionali, in alcuni settori, specialmente quello della moda e della pelletteria, che rischiano di cambiare. Vi è una straordinaria convergenza di fattori congiunturali negativi, cioè un rallentamento di alcuni mercati importanti, c'è una diversa propensione al consumo importante, c'è una tendenza ad andare verso l'extralusso, quindi con prodotti di altissima qualità a prezzo altissimo, ma con minori volumi di produzione. Questo comporta evidentemente anche dei riflessi occupazionali purtroppo non indifferenti.